Un caro saluto a tutti e benvenuti a questo nostro appuntamento con la serie di Toy Tinker Simulator, nella serie Operazione Nostalgia. Come sempre faccio, ringrazio moderatori, moderatrici, gli amici e le amiche dei canali, i sostenitori e tutti voi che vi iscrivete ai miei canali social. E se non l'avete ancora fatto, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate il link per acquistare questi ed altri giochi scontati in multipiattaforma fino al 70%, oltre naturalmente ai miei canali social e il link per visitare il sito dei Piani Bio www.ipianibio.it. Facciamo una bella scoccatella di mani, naturalmente. Perfetto, tutto capparocero. Allora, ragazzuoli, è veramente tanto tanto tempo che non portavo Toy Tinker Simulator. È un giochino molto ma molto divertente. Allora, andiamo un attimo a... Oppla, com'è che si faceva? Mi sono dimenticata. Allora, Q. Si vede che ci manca un sacco di tempo che non facciamo. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, vediamo un po' se... Ecco qua. Allora, vediamo un po' cosa c'è da fare. Come sempre, approfitto anche per ringraziare gli sviluppatori per avermi concessa la key. Stavo quasi dimenticato. Hi everyone, welcome to this video. And I want to say thank you so much to the developers for the key. And don't forget to like and share this video. And you will find in the video description a few links. The link where you can buy games multi-platform with a lower price at minus 70%, and then you will find a few links, my social media channels and the links for visiting I Piani Bio if you want to eat and try the genuine biological food 100%. Thank you. Abbiamo messo un po' la mano, eh. Naturalmente saluto e ringrazio tutti quanti voi che passate a tenermi compagnia, come sempre mi auguro. Di tenervi io in buona compagnia. Allora, andiamo qua e iniziamo. Questa dovrebbe essere la laccatura. Questo va al banco. Sì, dovrebbe essere lucido barra lucido. Ok, allora tutto qua, sì. Ci stiamo portando avanti un bel po' la carriera. Scatta una bella foto. Ti scatterò una foto. Allora, qual è il tasto per il tablet? Vediamo un po'. Allora, controlli.
Ah, il tasto 1, ok. Perfetto. Allora, progetto attivo. Consiglio. Voilà, je suis. Andiamo avanti. Allora, questo ha bisogno di materiali necessari. Spray verde. Ok, quindi mercato. Spray verde, verde, verde. Dovrebbe essere questo, ecco qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meglio abbondare che deficere, come dice il grande Totò. Ok, accetta. Abbiamo preso ancora un altro lavorozzo. Allora, questo stacca a mano. Questi a pressione. Anche questo dovrebbe essere a pressione. Under pressure. Pushing down, amico. Saluto naturalmente tutti i canali Telegram che mi ospitano, ma anche quelli che non lo fanno. Naturalmente saluto e ringrazio Mister Presidentissimo La Zappa Scorta, il nostro. Oh, ma che è qua? Il nostro Salvo Farmer Official, Fernbus e tutti gli amici, insomma, che mi passano a salutare. Allora, qua ci abbiamo poca roba. Apri. Chiudi il rubinetto che si spreca. Allora, 2 di 7 ci dovrebbe essere qualcosa. Ecco qua, ultrasuoni. Che risulta molto, molto, molto utile la vaschetta di ultrasuoni. Ah, il link qua è Shilling. C'abbiamo anche il collegamento al PC. E se ne va, lo zio Cicino se ne va a riparare i giocattoli. A riparare i giocattoli. Oh, tutto già l'ha fatto. Ah no, aperto. Tuts. Tutto giallo tranne l'omino, omino blu, qua. Ui, carissimo Marco, buon pomeriggio. Tus quella mitico ragazzuoli, mi raccomando, andate a visitare la bella, il bel canale del nostro mitico Marco Sfizietto, che vi fa divertire e tante cose belle. E a quanto pare, caro Marco, oggi forse, e dico forse incrociando le dita, pare che sono riuscito anche a risolvere leggermente il problema. E vai, dopo tanto penare, ragazzi, a quanto pare, vediamo se continua così, va? Carissimo, buonasera a te, grazie naturalmente della tua preferenza. Oggi qua, voilà, ci dedichiamo. Tutto bene, carissimo. Siamo freschi e tosti. Fatta una bella mezza ammaina pupille qua, si è fatto carica pupille prima di venire in live, quindi mosso leggermente più pimbambero. Oppla! Quindi avevamo il verde, c'era, quindi, vedi? Però questo pilota o pilota, che dir si voglia, è un po' troppo arrabbiato. Vai,
Oh, siamo a 70% del gioco, mi sa, eh? Eh sì. Caspiterina, è bello lungo però sto giochino, sa? Però è bello, devo essere sincero, mi arba tanto, mi arba. Come dice il mitico Fernbusoneo, e con noi, ladies and gentlemen, c'è il nostro Marco Sfizietto. Mi raccomando, andate a seguire il suo canozzo, attivate le notificozze, perché altrimenti non mangiate le cozze. E neanche il caffettozzo. Scusate, mi sono dimenticato di disattivare la notificozza qua al cellulare. Il telefono ci ha muore. Ecco qua. Abbiamo mutato un po' di cose. Caro Marco, che si dice dalle tue parti? Com'è, what's the weather like? O meglio, com'è il tempo dalle tue parti? Oggi qui in provincia di Napoles c'è un bel sole e si sta anche bene, ad essere sincero. Si sta molto molto bene, molto. Hola, 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 hola. Ok, forse tira anche un po' di così. Ecco qua, ok, mi sento anche io meglio. In here, allora. Ah, qua ci spiega quello che dobbiamo fare. Quindi abbiamo 6 pezzi in ultrasuoni e 2 pezzi da lavare, ok. Ah, buono, dai. Anche perché era pure ora, caro Mark. Dopo questa primavera che sembrava molto un autunno. Si stanno alzando un po' le temperature, fortunatamente. Io non so te, ma preferisco la bella stagione. Quindi estate, perché la primavera adesso non, purtroppo non esiste più. Una volta esisteva la primavera, le printemps. Domenica e lunedì mi mette via. Sperando che non sia così. Speriamo. O meglio, va bene anche la pioggia, purché non faccia danni così. Come l'allerta meteo per il vento forte che nell'ultimo periodo qua dalle mie parti c'è stata molto spesso allerta per vento forte, allerta meteo giallo. E io che c'ho una piccola stazione radio qua, c'ho l'antenna sul tetto che l'ho controventata, l'antenna CB, però c'è sempre la preoccupazione che qualche cavo possa cedere, che posso cavi di... sono corde in cordura, però ci sta sempre la preoccupazione. Quindi quando il tempo non è buono non sto tranquillo. Quando c'è vento, un po' quando piove ovviamente, sto tranquillo perché non, l'antenna non è soggetta a sollecitazioni. Oh, comunque, viva l'estate, voglio. E, no, e vive il nostro Marco Sfizietto, vai, un bel applauso. Grande Marco, approfitto anche per salutare e ringraziare Moreno e la Zappa Storta per il sostegno al canale. Ringrazio anche Andrea Biella, ovviamente Neo Fernbus e il nostro Marco che è sempre presente. Ah, l'inverno, mamma mia, l'inverno, allora se l'inverno non piove sempre, va bene, perché fa parte del ciclo delle stagioni, però quando poi fa notte presto, sai, fa buio presto e metti un po' di nostalgia.
l'autunno di una volta, forse tu secondo me lo ti garberebbe, perché non era né troppo caldo né troppo freddo, quindi diciamo che era il tepore giusto. La primavera invece, ti parlo ovviamente di quando io ero ragazzino, quindi si parla degli anni 90, era, si sentiva il tepore, si sentiva quel calduccio. Infatti all'epoca si mettevano le maglie di filo leggere, poi mamma, poi ovviamente le stagioni sono cambiate, quindi di conseguenza si passa dal caldo al freddo con una velocità incredibile. E ho diversi amici a cui piace l'inverno, non sei l'unico. Però sai, l'estate si sta un poco più liberi, capito? Si veste un po' più leggeri. L'inverno, mamma mia, si ghiacciano le mani. Vabbè, comunque, ognuno ha le proprie, chiamiamole giustificazioni, non so se il termine sia corretto, però diciamo che ognuno ha un proprio pensiero sulla stagione che preferisce. Ah, Alicia Gargarozen, yeah. Riusciamo, un altro applauso al nostro Marco. E tuzza e tuzza. Dedichiamo al nostro Marco un bel e tuzza e tuzza. Vai Marco. E tuzza e tuzza. Oh yes, oh yes. Sì, 20 gradi, sì. Ora non ricordo in quale anno, ma c'è stata un'estate, allora, o il 2017 o il 2018, dalle mie parti, a parte ci fu l'incendio sul Vesuvio. E poi le temperature toccarono quasi 40 gradi. Infatti quell'estate fece proprio veramente, fu una delle estati più calde in assoluto. Non piove per più di un mese. Un caldo esagerato. Però 20 gradi sì. Infatti mo più o meno all'esterno durante la giornata qua ci sono più o meno 19-20 gradi. Poi la sera, caro Marco, ci vuole il giubbino perché fa freschetto, ma fanno fridde pazzi. Anche se, a essere sincero, nell'ultimo periodo fa meno freddo la sera, quindi l'escursione termica non è eccessiva. Ma c'è stato qualche tempo fa che l'escursione termica era molto molto forte, si sentiva, insomma, era ampia. Il passarello. Qua c'è un bug visivo. L'alberozzo. Questo che è il passerotto, non andare via. Ma dove sta? Oh, dove l'ha messo? Ah, giusto al banco. Ah, questo. Siamo stati fortunation. Perché effettivamente, aspetta, ma che ci manca? Ui, e dai, si vede che sono fuori allenamento. Ecco qua. Ehi. Voilà. Dedichiamo il passero solitario al nostro mitico Marco Sfizietto, che come sempre ci passa a trovare.
E tuzzi e tuzzi. Anzi, e tunzi tunzi. Voilà! 600 punti esperienza. Siamo al 72%. Ma aspetta, 72% di questa categoria, mi sa. O 72% di gioco. Comunque lunghetto, ragazzi, se siamo al 72%, questo giochino è fatto molto bene. Molto bene, perché oltre a tutti i giocattolozzi che vi servono per avanzare con la carriera, poi ci sono anche quelli che si mettono nel museo. Infatti abbiamo già acquistato un museo nell'episodio precedente. Shakwesh. Ho tutte nella vasca ultrasuoni, tranne quella. Comunque mi sa che una vasca d'ultrasuoni ci ho fatto il pensierino. Una economica, piccolino, che per quella che ci devo fare io serve piccolina. Piccolina piccolozzo. A small ultrasound cleaner. Cleaner. Ultrasound, radio sound. 2 di 8. Spet. Andiamo qua. Ecco qua. Vai, che oggi c'è il nostro Marco Sfizietto che ci è venuto a trovare KK Rogero. E voilà. Tutto per il nostro Marco Sfizietto che ci è venuto a trovare. Mi raccomando, passatemi a salutare, non vi preoccupate. Se non ci avete tempo, mi raccomando, amici di YouTube, non dimenticate di lasciare un bel like al video. Se vi piace questa serie, fatemelo sapere lasciando un bel commento, commentozzo. A proposito di commentozzo, vediamo un po' se ce l'ho da qualche parte qua. Allora, un moment, si vuol play. Allora, ci siamo quasi, mi stavo dimenticando. Vediamo un po' se funziona adesso. Allora, dovrebbe partire. Ecco qua. Domani ovviamente uscirà un altro episodio di Trader Life Simulator 2. Domani è sabato, naturalmente, quindi per gli amici di YouTube voi sapete che tutti i sabato uscirà un nuovo episodio della serie Trader Life Simulator 2. Allora, mi pare di avere qualcosa. E infatti ci abbiamo il pupazzo di neve, stampante 3D. Vai, una bella stampante 3D, 4D e pure 5 volte al giorno. Breco a canale, breco a canale, KK. È tutta una cosa bella. La tiene la corrente, beh sì. La corrente. Voilà, le jeu sont fait, rien va plus. Ma questi piloti sono tutti arrabbiati. Andiamo al computer, ecco qua. Si vede che parecchio tempo che non. Ah, sono andati. Allora, vediamo un attimo nella galleria.
Abbiamo anche messo appunto un bel drone, anzi quadricottero, per essere l'esattezza, per essere esatti, precisi. Vabbè, allora vediamo qualcos'altro. Andiamo avanti con la categoria principiante. Vorrei concluderla per poi andare avanti. Allora, qui ci vuole l'attrezzo, il cacciavite, penso, no? Sì. Ovviamente questi cacciaviti qua sono usa e getta. Quindi li comprate oggi, ma poi dovete ricomprarli anche domani. Allora. Ah, ecco, ok. Spero che il pedale non debba essere montato dall'asse là. Ok. Allora, vasca d'ultrasuoni. Tutti sulla vasca d'ultrasuoni. Allora, accendiamo questi nel frattempo. Al banco, andiamo al lavandino. Al lavandino c'è zio Gigino che aggiusta tutto il giocattolino. E se il giocattolino si è rotto, zio Gigino lo mette sotto. Wow, è fatta battutaccia. Ah, e tuzza parapapam. Non iniziare, non farmi fare brutte figure perché ci sta Marco qua. C'è il nostro International, Marco International. Vai, vai. Ci sono anche gli amici e le amiche di YouTube e di Twitch che si stanno guardando questo video. Saluto naturalmente tutti coloro che passano a guardare i miei video. Ovviamente. Se avete bisogno di un consiglio per i big, potete scrivermi in privato tramite YouTube. E se avete bisogno di un consiglio da parte mia, ovviamente a disposizione senza nulla a pretendere. Non sono uno yes man, quindi se volete un consiglio vero, sono a vostra disposizione. Altrimenti. Ci sono altri yes men. Bella sta bicicletta. I want to race my bicycle, I want to race my bike. Allora, se non ricordo male, o meglio, se non ho capito male, per ogni oggetto ce ne sono 10, quindi 10 macchinine, 10 trenini, 10 varcatelle. Perché 10 aeroplanini e mi ha dato il badge. Allora, detergente, qua che ce l'ho? Spugna detergente. Cacchio, giusto uno ce n'abbiamo. Allora, mercato. Detergenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facciamo come fanno i bambini, che io sono un bambinone più grande. Che faccio? Portiamo il canto. Si chiama il canto. Contiamo 9, 10. Fammi dire un attimo un po' di attrezzatura. Posseduto, posseduto, posseduto. Ah, ci abbiamo quasi tutto, ci abbiamo. Decorazione.
Vai all'inventario. Ah, che se no. Forniture. Ah, questa è la parte dell'interno. Ok. Allora. Cacciavite. Ci sono questi qua che costano un po' di più. Però mi sembrano un po' più robusti. Allora, ritorniamo a noi. Corri, varcatella, corri. 250 Everost. Questo è prezioso. Fammi vedere una cosa. Aspita, era un... caspiterina, era un solo peso. La Wachtel. Blau oro. Brasil. Obrigado. Danke, meine Freund. Damen und Herren, Dankeschön. Dankeschön, merci beaucoup à tous. Thank you so much, everyone. Thank you. Ma salto qua. Questo è stato molto easy. Very easy. Easy now. It's. Applausing, yeah. Continua. Questa varcatella la dedichiamo a... Allora, la varcatella la regaliamo a Mr. A Mr. Alessio. E approfitto anche una volta per salutare e ringraziare la madre di Alessio, del nostro Alessandro, che mi ha gentilmente creato il logo per il canale, che sarebbe il Soli, cioè ha creato le icone per gli abbonati, e che sono appunto il Sole, e che quindi la ringrazio alla signora che si è messa veramente a disposizione nonostante non mi conoscesse ancora. Grazie signora per aver dedicato del tempo a una persona che lei non conosce. Come si dice della mia parte, a buon rendere per 100 anni al di fuori di quelle che degli anni che avete, con una buona salute. Come si dice da queste parti, per 100 anni con una salute fierra. Gratta, luccio, gira, la. Ne manca uno, rosta. Ah, questo, giusto. Per portarlo al banco, il cigno. Bellino sto cigno. Avellina. Saluto tutti gli amici avellinesi, ma anche salernitani, beneventani, casertani. FNS Foxtrot November Sierra. E naturalmente saluto anche Golf India November Yankee. Oh, non iniziare. Ci devo riprendere la mano su gioco. Questo è legno, ma fa il rumore della plastica. Un rumore di plastica.
Grazie Marco, grazie ancora della compagnia, ti auguro una buona continuazione di giornata, anzi di serata, visto che è sera. Grazie ancora di essere passato. Thank you so much, my friend. See you next time. Bye bye. Andiamo avanti. Ringraziamo naturalmente il nostro Marco per essere passato a salutarci. Allora, siamo al 73% ancora. Che significa? Fammi vedere che cosa si intende. Vediamo un po'. Allora, livello... Ah, 73%. Ok, quindi al prossimo livello. 2000 punti. Progressi della riparazione. Ah, ok, quindi prossimo livello. Quindi significa che ne abbiamo ancora per parecchio. Vediamo un po'. Inventario. Questi sono quelli che ci abbiamo, sì. Andiamo un attimo nel museo. Sakaira. Ah, questo è il museo di Sakaira. Non so dove si trova comunque. Sakaira. Ashet e Traset. Per i non partenopei, Ashet non significa comprò, ma uscì in lingua partenopea, che poi in effetti ha il suono di questa parola, è molto francese. Ashet. Questo è legno, sì. Sì, questo è tutto legno. Infatti. No. Solo il cubo. Era tutto. No. Levigatura, sì. Sul bangolo. Diciamo così. Beh, la fa facile, eh. A levigare un pezzo del genere lo devi girare, rigirare. E tu, come stai? Tutto a posto. Spero lo stesso di te. Ecco qua. L'H? Sì. Questa è andata alla stampante. Devo rifarci la mano, sto giochino. Naturalmente vi invito anche a passare nel canale della nostra guerriera _gg, nel canale della nostra Manuela del Drago, la nostra Manuela nazionale, la nostra Queen, la nostra Chiara Error 404, oltre naturalmente a passare anche nel canale della nostra Gaia Case. Bellina sta casetta. L'asina. No. Detto il computer. Progetto. 250. Bonus museo. Bonus per ogni giocattolo consegnato. Andiamo un po'. Museo. Museo. Andiamo un po'. Allora.
Prendiamo la macchinina, l'abbiamo già fatta. Prendiamo il trenino. Il trenino. Così prendiamo anche qualche punto e esperienza in più. Tira. Pull. Boom. Stengo qua, motor pull. Ci vuole giravite. Ah, ci abbiamo il giravite quello buono. Poi ci vuole il cacciavite. Cacciavite di... Quello del mitico Marco Aleci. MVVblog che saluto naturalmente. Ma questo chi è? Giravite? Ah, quello era tutto un pezzo. Giravite? No, è ingastro, ok. Questo è metallo, ragazzi. C'è buona parte di queste cose sono fatte di metallo, eh. E infatti dobbiamo portarla. Aspetta, questa però non è stata smontata. Ok, ecco qua. Ah, stava sotto, stava, vedi? Ecco qua. Poi abbiamo tutti i pezzi in metallo. Questi devono andare nella sabbiatrice. Allora, andiamo subito nella sabbiatrice. Sabbiatura. Facciamo così. Vai. Quello è andato nel forno per le pizze. Volevo dire per essere verniciato. Attachez vos ceintures en voiture. Femme du Congo. Allora, vernice, vai, completiamo il lavoro. Scheda. Qua. Ra. FNS. Hashtag FNS Foxtrot November Sierra. Vai. Oh, questo raggiunge 400 gradi subito. Due pezzi devono andare là. Quali sono? E tu. Ok. Ci stanno ancora tre pezzi qua. Azzo. Era completamente distratto, vedi? Come se non avessi ciclato la capezza. Azza, quattro piazza là. Guarda, ragazzi, stavo proprio distratto, sai. Ah sì, ci ma fai one. Stiamo un picco distratto, tu. Stiamo un picco sciacco. Ho fatto sciacco. Ru tu.
Samba, samba del Cristi, samba del poeluisti, sambita de un minuto, cu samba de un... Samba, 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 sambita. Esta samba è finita. Bella su questo pezzo, lo porta a Sanremo. Oh, mi sa che siamo prossimi, siamo quasi pronti per sbloccare l'altro livello. Abbiamo completato 73, 63, nous sommes en train de gagner un niveau plus haut. Level. Oh. Allora. Ehi. Questo là. Questo là. E questo là. Ok. A posto. Ci ma fai buona. Aiuto. Ci ma fai. Vieni un piccolo. Buona. Move me. Move to me. Ci ma fai sto. E naturalmente saluto gli amici e le amiche di Bari. Sempre massimo rispetto, voglio. Sempre massimo rispetto da parte mia. A proposito di Bari, in realtà saluto l'amico Cirillo 1974, che è un carissimo amico del liceo salentino dello Salento. Telesce simu simu la ra la ra la ra Dragunga shamu shamu la ra la ra la ra. Vediamo se riusciamo a montare senza impazzire. Tu mi fai impazzire anche se ti fa male. Sembra plastica ma non è. Manca un pezzo, mi sa, eh? E infatti. Oh, moved me. Oh, moved me, ci ma fedo. Dovremmo salire di livello, credo, eh? Vediamo. Ah, manca poco, manca. Mancano 20 punti, 22. Vabbè, penso che al prossimo... alla prossima riparazione dovremmo salire di livello, quindi... Ah, questo è... per il museo, sì. Ok. Ah, allora, stiamo parlando, perfetto. Tutto chiaro. Allora, facciamo qualcosa di maestro. Allora, andiamo un po'. Il quadro, questo. Il quadricottero. Anzi, questo è... me lo ricordo. Allora, qui ci vuole la chiave. Qui ci vuole la chiave, anzi ci vuole il cacciavite.
Cacciavite di leggenda. Questo astra. Questo non è il radiocomandato, mi sa, eh. Sì, questo invece è il radiocomandato. Sì. Questo è bello complesso, questo si smonta in tanti pezzi. Allora, viene dopo i due. Ok, tutto Kevin. Io, questo è tutto metallo. Willa, Danny, carissimo, da quanto tempo non ti sento e non ti vedo. Guaglioni, è arrivato il nostro Danny. Il nostro Danny di fiducia. Vi facciamo una bella sbattuta alla di mani. Guaglio, tutti a fare una bella sbattutozza di mani al nostro Danny. Yeah. Oh yeah. Oui. Wee. Vediamo se riusciamo a fargli una bella sbattuta della mano di mani. Sì. E tuzza e tuzza. Buon pomeriggio, anzi buonasera, caro Danny. Ah, pure tu stai portando il track. Bravo. Io l'ho portato, ho ripreso la vecchia programmazione e ho riportato il Turbo Star, ovviamente. Quando parliamo del Turbo Star parliamo, ovviamente, quello del mitico Ralph Garage. Un nome, una garanzia. È un sacco di tempo che non ti leggo. Beh, che pure ultimamente sono stato un po' assente da Twitch. Comunque mi fa sempre piacere leggerti in questo caso qua. Insomma, vuol dire che ci siamo. Allora, il quadricottero questo lo dedichiamo al nostro Danny, combini tanti guai. Non farci caso. Oggi è un po' così. Oppla, questa va. Dai. Schmaffe, one. Il nostro Danny, se non ricordo male, dovrebbe essere sardo, se non ricordo male. A proposito di sardo, saluto anche l'amico Ludovico. Un sacco di tempo che non lo sento. Il nostro amico vigile del fuoco. I pompieri paura non ne ha. Ho fatto pure la cosa. Allora, questo mo mi fa ridere. Questo mo gli passa la stazione di Saldante, si sistema il radiocomando. Ah, Matteo, se vedesse sto giochino direbbe: ma com'è? Questo subito fa il lavoro di saldatura
e dissaldatura. Quando non mamma ci vuole molto tempo, más tempo. Questo è tutto in metallo. Ci siamo attrezzati ad altissimo livello. Oh. Ah, ok. Dai, che ci è venuto a trovare il nostro mitico Danny. Danny. Nichelatura. Questa. A Blacked Black Nickel. Nickel, ja. Ich gehe nach oben zu fahren, ja. Ja. Ich komme aus Neapel. Aspetta, vediamo sul banco. Ok, questo non c'è bisogno, ci do, ok. Allora, andiamo a verniciare i nostri parti metalliche. E voilà! Le je sont free! Ragazzi, secondo me è sparito il nostro Dennis. Andiamo a salutare anche il mitico Fernbus 08, Neo Fernbus, un altro carissimo amico streamer che vi suggerisco di andare a seguire, così come Andrea Biella, Andrea 80 Biella, che porta anche Eurotrack, il nostro Macho King 82, il nostro anche super ribaltatore Cayman Lorraine. Allora, 8 su 8, questo, andiamo nel forno, 8 per 8, 64, 8 per 8, 64, ya, yeah. Fascia 64, 8 per 9, 72, 8 per 10, 80, wow, la tabellina dell'8, voglio, ma chi è che vi fa... che vi dice la tabellina del lotto, del lotto. The tour artillers los 883. Yeah. Gigi. Vai zio Gigino, vai, pensaci tu. Oh. Io l'avrei fatto di un altro colore, però. Il colore scuro. Non chiaro bianco, ma è un classico, anzi un super classico. Voilà, le gilles sont fini. Allora, cosa c'è rimasto? Vediamo un po'. Stampante 3D, pensa niente, no? Vediamo un po'. Allora, no, ok, quindi questo. Ecco qua, stiamo riprendendo un po' di praticità. Abbiamo parlato troppo presto. Scesi bella, bella mare, bella mare. I pattini. Voilà! Non ho capito di che cosa si tratta. Ah, questo è il radiocomandato, però deve essere qualcosa a levitazione, mi sa. Levitation, mag levitation. Magnetico. Ci facciamo un altro progettino da maestro. Un pagamento. Bonus del museo, quindi abbiamo detto che lì sia soltanto quando
Che cos'è, sei sicuro? No? Gioca. Ah, gioca con giocattoli. Vediamo un po'. Ma mai fatto, vediamo un po'. Vediamo come funziona. È la prima volta che vediamo ste esperimento. Oh, ragazzi, bellissimo. Allora, vediamo un po'. Q si solleva. E si solleva. Oh, bellissimo, bello sto finale. Qualcosa di un po' più complicato, eh? Bellissimo. No, almeno dopo tanto trabajo ci divertiamo anche un poco. Allora, vediamo un po' come qua torna in ufficio, vai. Vediamo qualche altro giocattolino, dai. Allora, vediamo un po'. Dov'è che eravamo? Dov'è che eravamo? Già mi sono scordato. Allora, era qua. Collezione master. Proviamo. Proviamo. Il SUV. Caspita. Oh, bellissimo. Non ce l'ha fatta, non ce l'ha fatta. Troppo poca spinta. No, mi sa che era qua. Aspetta, rifacciamo. Questa è una pista. Prendiamola in corsa, va così. Arriviamo molto, ma molto più spediti. Oppla. Vai. Ritorniamo un po'. Creatù, creatù. Vai, vai. Vai. Dai. Non fermarti. Non fermarti. Non fa male. Non fa male. Mi si è fatto male. Oh, papà, si è fatto male. Oh, papà, che si è fatto male. Oh, dov'è che stiamo andando? Oh, papà, che andiamo. Siamo proprio negati. Vediamo quest'altra pista. Pista, facciamo festa. Non ho capito se questi. Ah, bisogna evitare. Ok, si è bloccato. Si è blockation. Stacked. Oh, ragazzi, allora io direi che concludiamo questo episodio di Toy Tinker Simulator. Approfitto ancora una volta per ringraziare gli sviluppatori per avermi concesso la key. Naturalmente, questo gioco potete acquistarlo scontato. Cliccando sul link che trovate in descrizione, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di visitare i miei canali social che sono YouTube, Facebook, Instagram e anche TikTok. Trovate anche un link dove poter
acquistare il vero cibo biologico italiano, ovviamente direttamente dai piani bio e quindi per l'appuntamento con Toitinker Simulator è per la prossima settimana, quindi venerdì. Per gli amici di YouTube, naturalmente, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Iscrivetevi ai miei canali social che è totalmente gratuito e naturalmente permetterete anche a questo canale di poter crescere un pochettino. Non dimenticate ovviamente di lasciare un bel po' di like sul video. Nella parte alta qui ovviamente trovate il logo di Piani Bio. Ringrazio Dennis per essere passato a salutarmi qui in live su Twitch. Ringrazio anche Marco Sfizietto. Ringrazio ancora una volta la Zappa Storta per il sostegno al canale. Naturalmente, se volete farlo, potete farlo anche voi abbonandovi gratuitamente al canale con Amazon Prime. Mi sembra di aver detto tutto, ringrazio anche Moreno, che non è passato, ma non vi preoccupate. Vi auguro una buona continuazione, naturalmente. Quindi credo di aver detto tutto. Grazie ancora a tutti, grazie mille a tutti. Thank you so much, merci beaucoup e stato buono io, grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio. Mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.